Faccio il primo video sotto la pioggia, ragazzi, eh? Non ho neanche niente per evitare di bagnarmi la testa, non i capelli, ovviamente. Allora, gli spunti non mancano e partiamo, vabbè, dal fondo con questo lieve malore che ha colto Massimiliano Allegri alla fine della partita, negli spogliatoi. Niente di grave, per carità, meno male. Però insomma non se l'è sentita di presenziare alle interviste e di rispondere alle domande dei giornalisti. E naturalmente qua non si parla più, non si tratta più di calcio, ma si tratta di salute, quindi naturalmente un in bocca al lupo a Massimiliano Allegri, che comunque non è niente di che, niente di grave, quindi tutto rientrerà presto nella normalità, fortunatamente. Detto questo, partita bruttissima. Partita bruttissima, soprattutto nel primo tempo, di una Juve totalmente irriconoscibile rispetto a quella vista nel primo tempo di Udine. E questa è una cosa che deve sicuramente fare molto riflettere. Ha parlato Landucci, ha detto: abbiamo iniziato anche abbastanza bene a prenderli, mi metto sotto al riparo, a prenderli un pochino alti, ma poi dopo non ci siamo riusciti. È stato bravo anche il Bologna, insomma, vabbè, è ovvio che ci sono anche gli avversari, però ragazzi, dalla Juve di stasera era lecito aspettarsi quantomeno una replica del primo tempo di Udine. Qualcosa di meglio si è visto nel secondo tempo, ma non è stato sufficiente e direi il risultato più o meno rispecchia l'andamento, perché poi i rigori vanno segnati. Perché sto dicendo i rigori vanno segnati? Perché naturalmente mi riferisco a quell'episodio Ealing-Ndoye, che è stato giustamente giudicato da tutti calcio di rigore, non dal VAR. Ed è un episodio sicuramente molto importante. Il Bologna era sull'1-0, poi ripeto, i rigori vanno segnati. Effettivamente è una situazione che ha condizionato o può aver condizionato l'andamento della partita. Poi dopo è arrivato il gol di Dusan Vlahovic. Tornando sugli episodi, nel primo tempo secondo me c'era anche una spinta su Chiesa, ma sicuramente è molto più rigore quello di Ealing su Ndoye di quanto ci fosse sull'episodio di Chiesa. C'è un fallo di mano, un tocco di mano di un giocatore del Bologna, Lumucchi, però è vero che è stato ieri dato un rigore al Milan più o meno con la stessa dinamica. Qui si entra nel discorso delle regole oggettive o meno. Il rigore per il Bologna ci stava tutto, ecco, quindi diciamo che alla Juve è andata anche bene, al netto del fatto che i rigori poi vanno trasformati. È andata anche bene al termine di una partita che doveva vedere la Juve primeggiare. Scusate l'interruzione, una partita che doveva vedere la Juve primeggiare, la Juve schiacciare l'avversario, o comunque andare a prenderlo alto e naturalmente cercare di portare a casa questa vittoria. Mentre nel primo tempo si sono rivisti decisamente i fantasmi della passata stagione, una squadra senza idee, palla ferma, poco movimento anche da parte di chi non aveva il pallone in quel momento, insomma praticamente la Juve dell'anno passato. Questo deve far riflettere, poi sia Landucci sia Perin hanno spiegato la situazione col fatto che è una Juve in via di costruzione. È una Juve che sta lavorando su questo nuovo modo di atteggiarsi durante le partite da solo un mese e mezzo e quindi ci vuole tempo per costruire qualcosa. Mi permetto di dire sì, ok, però se non corri, se la corsa è l'elemento basilare di questa nuova impostazione tattica, se non corri dipende probabilmente anche dalla testa, non lo so, cioè non da una mancata attuazione degli schemi. È vero che all'inizio la Juve è riuscita ad andare a prendere alto il Bologna, ricordo una palla rubata da Dusan Vlahovic, l'azione poi assumata, ma si è visto solo nei primi 5 minuti. Se non corri nel primo tempo è ovvio che c'è qualcosa da rivedere, soprattutto nella testa. Quindi se dopo Udine si poteva dire che la Juve aveva fatto decisamente un passo avanti, beh, oggi possiamo dire tranquillamente che la Juve ha rifatto un passo all'indietro. Si è riallineata praticamente alle posizioni dell'anno scorso, perché anche l'anno scorso poi, comunque, quando doveva recuperare un risultato, metteva lì l'altra squadra e creava occasioni. E ci mancherebbe altro.
che non succeda una cosa di questo genere, però è chiaro che tutti, specialmente dopo la prestazione di Udine, si aspettavano quest'oggi di vedere una Juve decisamente molto più propositiva fin dal primo minuto. Vedremo se si tratta di una tappa, se si tratta di un percorso appunto che la Juve deve compiere e che è passato attraverso anche questo tipo di defiance, oppure se questo trend visto a Udine è difficile da riproporre anche nelle prossime partite. Certo che resta un grosso interrogativo su questa prestazione, al di là degli interrogativi di Moviola, sia chiaro, ma resta un grosso interrogativo, insomma, ecco. Poi è vero, ci vuole tempo, benissimo, però questa Juve, ed è un'altra questione che ho sottoposto a Landucci, quest'anno a questa Juve non si possono riconoscere molti alibi, anzi zero alibi o zero giustificazioni. È ovvio che l'ambiente esterno pretende di vedere una Juve sempre all'altezza, che vada a vincere lo scudetto. Poi giustamente lui mi ha detto alla Juve, noi tutti della Juve vogliamo vincere tutte le partite, ci mancherebbe altro, però non sempre ci si riesce perché ci devono essere anche gli avversari. Scusate, intanto io sto cercando di uscire dallo stadio, ma ecco, ce l'ho fatta. E diciamo che non mi aspettavo una prestazione di questo genere, non mi aspettavo queste difficoltà, e di rimando però devo anche ammettere che vanno fatti i complimenti a Thiago Motta per come ha presentato il suo Bologna, senza paure, senza timori reverenziali, prudente come aveva detto lui, ma pronto a colpire al momento giusto, sempre come aveva detto lui alla vigilia di questa partita. Diciamo che lui è riuscito perfettamente a mettere in pratica questi suoi propositi e a far male alla Juventus, e alla fine a dover anche recriminare, vista appunto quella situazione di rigore piuttosto chiara, che avrebbe potuto portare il Bologna sul 2-0 con probabilmente anche un'espulsione di Ealing, e a questo punto per lui sarebbe stato praticamente impossibile recuperare questa partita. Venendo ai singoli, io direi che la vera nota positiva di questa giornata è la conferma di Dusan Vlahovic, che già aveva fatto vedere di essere un altro giocatore la settimana scorsa a Udine, e quest'oggi ha confermato questa tendenza. Secondo me lui non ha sbagliato nulla, anche in fase di appoggio ai compagni, in fase di uomo da saltare, è molto migliorato da questo punto di vista, dal punto di vista tecnico. E poi ha piazzato lì un gol dei suoi, perché? Perché gli è arrivato il pallone giusto. E devo dire, ecco, la nota che mi sento di rimarcare è che effettivamente quest'oggi sono arrivati i palloni all'interno dell'area. Paradossalmente, anche nel primo tempo, laddove la Juve veramente insomma, l'ho già giudicato, ho già detto quello che penso, ecco. È migliorato, è sicuramente migliorato Dusan Vlahovic, e quindi questo può essere un buon viatico per lui in primis, perché pensate bene, quel gol che ha segnato di testa l'anno scorso l'abbiamo visto raramente, molto raramente, molto raramente, anzi fosse mai un gol di testa così. Ottima l'esecuzione, lo stacco, ha indirizzato la palla in porta. C'era stato un gol annullato, viene a dire abbastanza giustamente, perché Rabiot va a chiudere la visuale di Skorupski. L'altra nota positiva, ma qui chiaramente si tratta di navigare a vista, riguarda la mezz'ora giocata da Pogba. Questa è una situazione sicuramente molto importante da rimarcare. Devo dire che, sempre tornando ai singoli, quest'oggi non ho visto all'altezza Locatelli, non è un regista, ma ce lo siamo già detto un sacco di volte, e quest'oggi mi dispiace per lui personalmente perché è uscito tra i fischi, ma quest'oggi non ha offerto una prestazione importante. Cioè, secondo me si poteva anche invertire Fagioli con Locatelli e mettere un Fagioli in regia, però col senno di poi naturalmente si può stare qui a parlare una vita. Io archivio a questo pareggio, deludente sul piano del risultato, deludente sul piano della prestazione considerando il primo tempo, ma naturalmente dalla Juve è doveroso e lecito aspettarsi molto di più. Vedremo. Il tempo è lì fatto apposta per creare aspettative, per dare conferme o smentite. Iscrivetevi al canale, ci vediamo domani. Mi dispiace essere arrivato così lungo con il video, così tardi con il video, ma oggi è andata così. Ciao ragazzi.